ditemi una cosa che vorreste dire di questo film e che ancora forse non avete detto. Ma no, l'abbiamo già detto. Fa molto ridere, fa Ah, ridere perché fa ridere. Ecco, lo ridico volentieri che è un film, secondo me, che riesce al suo obiettivo. Insomma, poi facciamo ricorda, però questo va detto. c'è un'amalgama interessante, insomma, di esseri umani in questo film, insomma, da Bisio a Giallino, insomma, loro due meravigliose. E credo che sia, come dire, gli ingredienti siano stati assemblati e cotti bene, mi dicono quelli che hanno visto il film, io peraltro non l'ho visto, mi sbaglio? Sei una brutta persona. E sul set che aria si respirava? Perché Massimiliano Bruno sta postando dei clippini, niente male, del Massimiliano Bruno meeting. è per alcuni versi il film è riuscitissimo. Massimiliano Nonostante. Bruno tipo, è un cialtrone dentro. In realtà è uno che sì, appunto, che sta sul set a fare i filmini, a fare le battute, a molestare gente che Sì, lavorava. sì, 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 sì. C'era sì, anche sì. gente che non c'entrava niente, anche persone che Passati, passavano. esatto, Sì. il clima è stato quello. È stato quello, Il sì. clima è un po' Però questo. lo stato d'animo, diciamo, Cioè, non. Massimiliano Bruno è quello che fa gli scherzi sul set, per cui a un certo punto il regista dovrebbe dire: oh, Basta, basta, però. Ma ogni tanto se lo perché diceva. stiamo lavorando. Sì, lui fa l'ostacolo regista. Però devo dire che come dire, come clima, predispone fortemente al gioco, insomma, al cazzeggio, insomma, questo lavoro qua, per cui credo che siamo stati tutti molto contenti. Poi il risultato credo che si veda nel film, che peraltro non ho visto, Due, due. Però quindi. nel film alla fine è una commedia dove si ride, i vostri personaggi sono tutti divertenti comunque, anche se reali, appunto uno li può incontrare veramente tutti i giorni. Però se vogliamo il finale un Cioè, si po' più capisce niente. amaro, no? E non lo svegliamo un po' più così, però al tempo stesso il messaggio è bello, no? Affrontare un qualcosa che può essere difficile col sorriso, con gli altri, con Sì, il dare. messaggio è chi ha incassato per tanti anni in nero molti soldi e gli va male. Mentre ai pazienti che si sono messi lì È e hanno quello. tanto sofferto e poi l'hanno pure aiutato, Gli va bene. guariscono. Sì, no, la verità è Questo che. questo, No, questo. no, no, no. Qual è No, non è il la senso. verità? Secondo No, me, no, secondo no. me ah, non l'ho la capito. verità qual è? No, la verità è che invece chi riesce a evadere dalla propria autoreferenzialità, solitudine, autismo più o meno blando e Sì. coso, e riesce a unirsi ad altre persone, in questo caso i pazienti, per fare, aiutare, dare, riceve. Ecco, questo io Sì, penso che per possa andare a uscire un po' confessare. perché certe volte le problematiche nevrosi sono anche fonte di, cioè sono anche manifestazione dell'egocentrismo, no? Siamo tutti molto soli, molto egocentrici. Infatti per questo secondo me va molto di moda l'analisi anche come tema per i film, perché ci racconta molto quanto adesso stiamo. Prima c'erano altri problemi di sopravvivenza, ma credo che presto ci torneremo. Adesso siamo tutti fissati, no? No, mi è successo questo, devo andare subito dall'allergologo specializzato. Ah, ti è successo dal naturopata, corri, come fai a non mettere quell'olio qua? Lo rimette qui però, no? Quindi siamo tutti così. Allora uscire da tutto questo, Parla per te esatto. Io comunque. parlo Esatto, per me. tu somatizzi, Paolo, tu somatizzi. Io Io mi chiamo Paola, ho questo genere di Grazie problemi, Paola, condividi sono con qui noi. per condividere con voi. Grazie Paola. E così, e poi no, insomma, e poi che bisogna imparare a vedere le cose, questo insomma è il primo messaggio che viene, fino a vedere le proprie cose e dare senso alle cose importanti della vita. Queste cose. Il proprio, le proprie cose, le proprie cose, le proprie Davvero. persone, le proprie possibilità. Possibilmente mirando una parte Un specifica. capezzolo, per esempio, io appena vedo un Esatto. capezzolo, Ma a voi è. Poi vi lascio veramente liberi. Vi è mai capitato, visto tu fai la stalker, vi è mai capitato di stupire, tra virgolette, qualcuno che magari vi stalkerava o in modo un pochino più leggero, magari non così pressante? Ma ci sono delle persone che te si attaccano un po', cioè soprattutto magari può succedere anche dei fan che fanno il transfert e ti scrivono magari proprio sui social e pensano di vivere la tua vita e ti scrivono: Sì. allora senti, allora domani se ti metti questo, cioè ti dicono: allora è uscita questa notizia, allora che fai? La commenti così, cioè fanno proprio le cose di veramente che pensano di vivere la tua vita e che questa tua, la vita che tu vivi veramente per loro è un gioco, no? È un modo per riempire il proprio vuoto, credo. Quindi.
Vabbè. Io la subisco molto sui social, ci sono delle persone che lo fanno. Sì, oltre a un gioco pensano che sia una cosa di cui loro possono disporre, sì. Per mettere bocca. Ma non ti sembra che questa foto sia un po'... Sì. Cambia la foto! Sì, boh, vabbè. Lasciamo perdere. No, beh, comunque i social il sono... Il problema social è forte e presente. Tende un po' a emarginare, sembra mettere in contatto tutti, in realtà partono dei film è un moltiplicatore di solitudini pazzesco, sì, anche. Esatto. Di impoverimento all'essere da soli, no? All'essere sì. Egocentrici, protagonisti di un mondo proprio. Sì, 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 sì. Io vi ringrazio, grazie, vi lascio te, confusi grazie. E felici. Noi siamo con una ola. Sì, la ola, 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 vai. Vai. Aspetta. Riparti. Un saluto a Fanwick. A Fanwick. Fanwick. Ciao Fanwick. Ciao. Ciao. Ciao.